Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Fare questa tappa, una sosta davanti a questa piccola cappellina dedicata alla Madonna della Centura, legata alla tradizione mariana agostiniana. Nel cammino della nostra vita è simbolo neanche la processione. Tuo figlio, e Giovanni che ha preso con sé la Vergine Maria. Quest'oggi il Vescovo di Savona nella Santa Messa accogliere con tutta la vita, perché non si accoglie per metà, si accogliendo il suo cuore e il suo servizio con un sì al Figlio, guardando a tutti noi, umanità affidata alle sue preghiera e della contemplazione. Impariamo anche a fermarci lungo la strada della... Ecco. Chiediamo questo. Oggi nella nostra comunità in Loano, Maria che ci fa visita, comunione fraterna, e essere oggi nel mondo testimoni cristiani che accolgono ogni fratello e portano l'amore di Dio. Così, allora seguiamo ancora la Vergine Santissima mentre saliamo. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando qualcuno ti dice nulla, cammineremo insieme a te verso la per noi
San Peccato. Anche se con 40 anni ci deve. Come noi rinunciamo ai nostri genitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da male. Ave Maria, piena di grazie, Gesù. Basta continuare nel Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cosa? Sola creatura è bella come te, creata dai Maria e la madre di tuoi, madre che non da voi, anche di noi pieno, madre che tu puoi, ampi di noi pietà. La Vergine Maria del Monte Carmelo, quindi sono sicuro che Maria è felice di questo grande dono che gli abbiamo fatto e ne è felice Gesù suo figlio. Ecco, nel nostro piccolo anche noi abbiamo contribuito a portare dei fiori a Maria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la solenne commemorazione del nome di Maria, Regina e Madre del Candelo, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Salve Regina, Madre misericordie, vita dulce e spes nostra salve, ad te clamamus, exules filii ere, ad te suspiramus, gementes et plentes, in anna Adumare, Eia ego, ad voca